La seduta è aperta. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente. Processo verbale della seduta del 7 dicembre 2022, Presidenza Mulè. La seduta comincia alle 15 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 9 novembre 2022. Si passa allo svolgimento di interrogazioni e risposte immediate alle quali rispondono i ministri Fitto, Piantedosi e Abodi. Intervengono i deputati Perissa, Gardini, Zaratti, Lupi, Marrocco, Ravetto, Alfonso Colucci, Giuliano, Maggi, Toni Ricciardi, Mauri, Enrico Costa e Gadda. Il Presidente dà conto delle missioni e comunica la costituzione del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. La seduta termina alle 16.05 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 9 dicembre 2022. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 60, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 643 bis AR, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 e relativa nota di variazioni. Ricordo che nella seduta di ieri il Governo ha posto la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, nel testo approvato dalla Commissione a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia. Ricordo che, secondo quanto convenuto nella riunione della conferenza dei presidenti di gruppo di ieri, è stata disposta la ripresa televisiva diretta degli interventi dei rappresentanti dei gruppi e delle componenti politiche del gruppo misto. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Riccardo Maggi. Ne ha facoltà. Vi chiedo cortesemente di mantenere un po' di silenzio. Grazie. Prego. Grazie Presidente. Noi di Più Europa ovviamente non voteremo questa fiducia sulla legge di bilancio perché siamo convintamente all'opposizione di questo governo per le scelte politiche che il governo ha fatto in questo bilancio. Grazie Presidente. E perché quanto è accaduto durante l'esame del provvedimento dovrebbe indurre tutti coloro a cui sta a cuore la democrazia rappresentativa e il ruolo del Parlamento a lanciare un allarme. Le modalità e i tempi dell'esame della legge centrale per la vita del Paese sono state tali da segnare un ulteriore e definitivo degrado della funzione del Parlamento. Ci rendiamo conto, Presidente Fontana, che ormai è consentito che una legge di bilancio venga esaminata meno e peggio di quanto avvenga con un qualsiasi decreto da convertire e le figure di garanzia principali sulle prerogative del Parlamento, cioè lei Presidente e il Presidente della Commissione Bilancio, dovreste intervenire e presidiare e rendere almeno effettive queste prerogative, ma non potete e non volete e ormai il degrado è da tempo un processo progressivo e inarrestabile che finisce per svuotare di senso la stessa dinamica istituzionale. C'è consapevolezza in lei Presidente e nei leader delle principali forze politiche che è necessario intervenire con urgenza anche a livello regolamentare, ragionando su regole e tempi per salvare il ruolo del Parlamento anche nella sessione di bilancio. Domande che sono rivolte anche ai colleghi della maggioranza, in particolare a quelli di Fratelli d'Italia, che abbiamo ascoltato spesso lamentare queste lesioni alla democrazia in situazioni meno critiche di quelle odierne. Presidente. Sì, scusate colleghi, per cortesia cerchiamo di, per rispetto anche del nostro collega, di mantenere un clima in cui si possa ascoltare per chi lo desidera. Grazie. Ma anche ai cittadini che ci seguono in diretta televisiva. Grazie Presidente. Una fiducia in queste condizioni è uno schiaffo al Parlamento
l'ennesimo certo, ma non meno grave per questo. La Presidente Meloni e il Governo che presiede, la maggioranza che la sostiene, possono nutrire tutte le ambizioni presidenzialiste che hanno annunciato, ma non sono al di sopra delle istituzioni e non è mai tollerabile che venga meno il loro rispetto per questa Assemblea né per la prassi costituzionale. I cittadini che stanno seguendo poi vogliono avere anche informazioni da questo dibattito sul merito della legge di bilancio. Ecco, questa legge di bilancio contiene tante mance, ma manca gravemente di qualsiasi progettualità a lungo termine e di strategia di politica economica. Si tratta di un testo che sembra essere ispirato più al tentativo di garantire un po' di marchette a tutti i partiti della maggioranza, piuttosto che quello di fornire una risposta concreta alle esigenze del Paese, soprattutto delle generazioni più giovani. È vero, Presidente, che il Governo ha avuto poco tempo per preparare questo disegno di legge, ma ha avuto anni per preparare le idee con cui concepirlo. L'unico indirizzo di politica economica che può leggersi in questo testo è basato sul peggiore conservatorismo, cioè guarda al passato e non al futuro. Al contrario, in questa legge non c'è quasi nulla di sostanziale che risponda all'esigenza dei veri esclusi e degli ultimi, che purtroppo in questo Paese coincidono con la parte più giovane della popolazione. Questa legge destina solo il 5% delle risorse disponibili ai giovani di età compresa fra i 16 e i 35 anni e a misure idonee a incidere direttamente sul divario generazionale. Per l'autoimpiego e per l'imprenditorialità non vi è traccia di alcuna misura destinata in modo specifico ai giovani, quasi nulla sull'orientamento e sulla formazione. In questo Paese, che per il Presidente Meloni non è un Paese per giovani e continua a non esserlo a maggior ragione con questa legge di bilancio, le persone di età compresa fra i 18 e i 34 anni rappresentano la fascia di popolazione che espatria di più, senza confronti con le altre fasce di età. Questa è l'emigrazione che dovrebbe preoccuparvi. Si tratta, e concludo, Presidente, prevalentemente di persone formate in Italia dal nostro sistema scolastico pubblico che vanno a fare altri lavori, spesso altamente specializzati all'estero. In questo Paese non si riesce neanche a garantire il diritto di voto a 5 milioni di giovani fuori sede. Eppure davanti a questo per settimane la principale preoccupazione della maggioranza è stata quella di provare a impedire alle persone di scegliere con quale mezzo di pagamento fare i propri acquisti, imponendo di ricorrere al contante. Chieda, Presidente Meloni, e concludo, anche soltanto per ricordarsi della loro esistenza, a un ragazzo, a una ragazza che oggi ha 15, 16, 20 anni e che vive in Europa, qual è l'obbligo di pagamento che gli viene imposto negli altri paesi. Grazie. Grazie, onorevole Maggi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Steger. Ne ha facoltà per 6 minuti. Grazie. Presidente, colleghe e colleghi, ci troviamo in un contesto di estrema delicatezza. Rischiamo crescita zero per il 23 e la situazione geopolitica con la guerra in Ucraina complicherà ancora le cose. E poi c'è l'insidia dell'inflazione che per un paese come l'Italia, che ha conosciuto una contrazione dei redditi solo in parte mitigata dagli aiuti della fase pandemica, costituisce un grave problema. Serve pertanto mettere in campo politiche contro l'inflazione insieme e misure per tutelare il potere di acquisto delle famiglie e garantire l'accesso al credito e alla liquidità delle imprese. Da qui l'importanza particolare della manovra che assieme all'attuazione del PNRR determinerà le sorti del nostro Paese nei prossimi mesi ed anni. E raggiungere gli obiettivi del PNRR è anche importante per ottenere questi ulteriori fondi che sono previsti e vengono aggiunti al PNRR i 9 miliardi per l'Italia decisi negli ultimi giorni da Bruxelles. Parto da considerazioni di metodo. Prendo atto del problema oggettivo dei tempi nella trattazione della legge di bilancio. È ovvio che ciò ha comportato parecchi problemi in termini di qualità del dialogo tra governo e Parlamento, tra maggioranze e opposizioni e anche qualità sostanziale delle misure adottate. Ne sono prove 44 rilievi per problemi di copertura sugli emendamenti avanzati e presentati alla Ragioneria Generale dello Stato.
grave lo stralcio del fondo comuni con una dotazione di 450 milioni di euro. E qui sulla mancata copertura di questo fondo è sorto un problema dei numeri sulla manovra. Ricordo ai colleghi della Commissione e ricordo a me stesso che il Governo ci ha detto che erano a disposizione per le necessità emendative 700 milioni, 400 milioni fondo parlamentare, 300 milioni fondo ministeriali. Ieri scopriamo che i 450 milioni del fondo comuni potevano essere coperti, ma per scelta non del Parlamento rimanevano scoperti. Orbene, il mio problema a questo punto è di capire a quanto ammontano davvero le risorse messe in campo. 700 milioni o 700 milioni più 450 milioni o un'altra cifra. Ecco, questo punto andrebbe chiarito perché è il sacrosanto diritto del Parlamento conoscere con certezza i numeri della manovra. Ed è d'obbligo per il Governo e per la maggioranza politica di agire con trasparenza nei confronti delle opposizioni. Entrando nel merito della manovra, parto da due considerazioni. Uno, la manovra non trova la contrarietà dell'Unione Europea perché è ispirata a criteri di prudenza e responsabilità nelle politiche di bilancio. Due, la prima priorità consiste nel sostegno contro il caro bollette. Va dato atto al Governo che così ha centrato due degli obiettivi principali di questa manovra. I 21 miliardi impegnati contro il caro bollette sulla falsariga delle misure già impostate dal Governo Draghi trova il mio assoluto assenso. Bene anche le misure per contenere il costo del lavoro attraverso l'alleggerimento del cuneo contributivo per le persone e famiglie meno abbienti. Su questo tema si poteva, si doveva fare però di più. Solo rinunciando alla cosiddetta misura salva calcio si poteva riservare ulteriori 900 milioni per alleggerire il cuneo contributivo. In tempi difficili come questi, con sempre più persone e famiglie in difficoltà, concedere un tale privilegio a pochi soggetti che sono loro stessi gli unici responsabili dei problemi che hanno è davvero inconcepibile e, lasciatemi dire, inaccettabile. Sul fronte crescita e investimenti purtroppo non si è ripristinato l'assetto con particolare riguardo all'iperammortamento di Industria 4.0. Sul lato lavoro condividiamo le modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali. Da anni il mio gruppo cerca di convincere la maggioranza politica di modificare il regime perché i voucher servono. Certo, ci vogliono anche dei controlli efficaci per evitare gli abusi, ma servono nei servizi, nel turismo, nell'agricoltura, anche per far uscire dal lavoro in nero determinate attività. Gli importi messi a disposizione al settore della sanità, in un settore da tre anni in emergenza, sono ampiamente insufficienti. Ci vorrà già nei prossimi mesi un ulteriore provvedimento di rifinanziamento del settore. Infine, il PNRR. Dato che il ricorso al finanziamento in deficit dovrà essere necessariamente limitato, serve un'attenzione particolare all'attuazione del PNRR. Gli oltre 220 miliardi a disposizione in effetti potranno fare la differenza e mantenere l'Italia su un percorso di crescita. A questo proposito, signori ministri, devo pretendere dal Governo che le autonomie speciali nella partecipazione ai bandi PNRR non siano penalizzate, ma che anche chi gode di maggiore autonomia sia incluso nella gestione dei bandi per accedere ai fondi europei. Quindi, prima della pubblicazione, i bandi passino per la conferenza Stato-Regioni, così permettendo di sanare un vizio che altrimenti penalizza le speciali. Concludo. Il percorso di questa sessione di legge di bilancio è stato accidentato, l'interlocuzione da Governo e Parlamento difficile, il rapporto tra maggioranza e opposizioni spesso al limite della correttezza istituzionale e non sempre trasparente. L'intervento principale del Governo su caro bollette è più che condivisibile. Anche gli interventi per alleggerire il cuneo contributivo, seppur insufficienti, vanno nella giusta direzione. Per il resto, questa finanziaria non ha una linea chiara e non ci convince. Si può presumere che questo Parlamento già nei prossimi mesi sarà chiamato a rafforzare le misure necessarie per far crescere il Paese. Nel complesso, quindi, una manovra con luci e parecchie ombre. Per questi motivi annuncio il voto di astensione della SVP e dell'Union Val d'Otten. Grazie, onorevole Steger. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Romano. Ne ha facoltà per 10 minuti. Colleghi, per cortesia.
Ascoltiamo il collega Romano, grazie. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, arriviamo al primo appuntamento di questo Governo con la fiducia chiesta al Parlamento sulla legge di bilancio 2023. In realtà siamo chiamati ad esprimere la fiducia sui primi 60 giorni del Governo, che nel suo operare ha già preso provvedimenti che hanno un impatto anche sull'attuale legge di bilancio al nostro esame. Ebbene, le parole sono lo strumento ideale per descrivere il mondo e anche per cercare di cambiarlo. Ma sono i numeri a governare il mondo e sono lo strumento per capire e valutare. Una cosa è certa, dietro ai numeri ci sono sempre scelte e responsabilità. E questo vale soprattutto per il governo di una nazione. Questo governo è sotto lo sguardo attento e critico sin dai suoi primi passi, ancor prima che nascesse. Ogni suo atto è stato atteso e valutato, perché di questo governo si sapeva già tutto. Tutto quel che avrebbe fatto e tutto quel che non avrebbe fatto. Di solito i pregiudizi funzionano così. Noi siamo per le scelte e per la responsabilità. È una critica che non potrà mai esserci rivolta, è la mancanza di coerenza o di determinazione fortissima. Lo sanno bene i nostri elettori, che non hanno scelto di votare il centrodestra per caso. È questo un momento particolarmente difficile dal punto di vista economico e con effetti sociali non indifferenti, per i motivi che tutti conosciamo, ma nei momenti difficili vanno prese decisioni importanti. Come sempre accade e accadrà anche stavolta, non basterà fare bene 10 cose. L'attenzione di chi ci osserva si concentrerà sull'undicesima a seguire. Non aspettatevi sorprese. Questa legge è nata mesi fa, insieme ai nostri elettori, e l'abbiamo costruita ogni volta che ci siamo confrontati con loro. Impresa, famiglia, infrastrutture e coesione sociale. Ecco su quali pilastri abbiamo fondato le nostre scelte, che sono il primo passo per rimettere in moto meccanismi spesso incettati che possono invece diventare veri motori della nostra economia e struttura portante del Paese. Per la prima volta in Italia si sono svolte elezioni politiche in autunno e per la prima volta, a causa dell'incrocio di diverse crisi, come la pandemia Covid, la guerra in Ucraina, l'aumento dei costi delle materie prime e la crisi energetica, accompagnata dall'esplosione dei prezzi, questi interventi, anche presenti in questa legge, da emergenziali, sono diventati prioritari. Il Governo ha avuto un compito difficile, poiché rispondere alle emergenze necessariamente significa drenare risorse destinate alla visione strategica che questo Governo e la sua maggioranza vogliono offrire all'Italia, per costruire una società che, come ci chiedono gli italiani e come lo hanno chiesto con forza alle scorse elezioni, necessita di profonde riforme, nonché del ribaltamento di un principio vigente nella filosofia statalista, dove l'uomo, la famiglia, le imprese contano meno e sono asservite allo Stato. Sono già in questa legge di bilancio le prime risposte coerenti con il programma elettorale con il quale abbiamo avuto la fiducia degli italiani e sono fatti concreti e non opinabili. Dare aiuti alle famiglie che non possono pagare la bolletta energetica, alle imprese che rischiano la chiusura, ai lavoratori che hanno visto perdere il potere di acquisto dei loro salari o peggio il loro posto di lavoro è immediatamente leggibile dal testo che abbiamo in esame, il Governo ha dato risposte. Ma aggiungo che né il Governo né la maggioranza che lo sostiene si sono limitati a solo ciò. Infatti non mancano le iniziative volte a segnare il perimetro della nuova Italia che vogliamo costruire. Noi moderati abbiamo contribuito con le nostre proposte a far sì che il concetto di famiglia, come primo nucleo della società, diventi centrale per le politiche sociali e per le politiche di sviluppo. Per le prime riconosciamo alle famiglie quel ruolo insostituibile di sussidiarietà che esercitano quando lo Stato non riesce a dare risposte ai tanti bisogni della fragilità umana.
in alcuni casi un povero anziano, un giovane disoccupato, un disabile, sarebbero tristemente abbandonati al negletto destino degli invisibili se non ci fossero le loro famiglie a prendersene cura, diventando così il primo ammortizzatore sociale non remunerato dello Stato italiano. Questo è un tema che ha a che fare con la legge di bilancio? Assolutamente sì. È un tema questo che ha a che fare col modello di società che vogliamo costruire? Assolutamente sì. Ed è per questo che ci siamo impegnati, attraverso misure presenti in questa legge di bilancio, per far sì che il loro compito, compreso quello di accudire, crescere, educare la prole, sia meno difficile. Aver dato la possibilità di estendere il congedo parentale in alternativa ad un uno dei genitori è stata una battaglia giusta ed il Governo ha compreso l'importanza, così come per l'assegno unico alle famiglie con tre o più figli, così come aver proposto il finanziamento di un fondo a sostegno delle donne vittime di violenza. Vedete, è tristissimo non riuscire a fermare una sempre crescente e cieca violenza domestica, che fonda la sua terribile dinamica oltre che in menti malate, nel disagio in cui vivono molte famiglie, nelle quali le donne sono oggetto destinatario di ogni crudeltà. Basta? Non basta. Si scrive però dentro quel perimetro di società che vogliamo costruire, dove la donna, oltre ad avere opportunità pari agli uomini, abbia anche tutele e sostegno che garantiscono libertà e dignità. Con i fatti concreti, con un emendamento da noi presentato e non da altri. Salutiamo con favore la norma che proroga il credito d'imposta per gli investimenti ed in particolare per gli investimenti al Sud. Abbiamo sempre detto che sono le imprese il soggetto sociale che maggiormente realizza posti di lavoro e abbiamo sempre detto che il lavoro, come tra l'altro recita la Costituzione, è il fondamento della nostra Repubblica. Ma affinché sia tale, deve rispondere a delle caratteristiche che nel mondo civile sono ormai patrimonio inalienabile. Lavorare in sicurezza, lavorare con una retribuzione ben proporzionata alla prestazione, così come lavorare nella legalità, sono per noi un riferimento indiscutibile. Per questa ragione abbiamo sostenuto l'iniziativa del Governo volta a costruire più posti di lavoro attraverso gli investimenti, unico strumento per realizzare quella scala sociale che ha reso forte il nostro Paese ed ha consentito a tante donne, a tanti uomini di conseguire condizioni di vita inaspettate rispetto al punto di provenienza. Diversamente di come ha fatto chi ci ha preceduto negli anni del comizio di Palazzo Chigi, che solo per interesse elettorale ha fatto finta di confondere il grave problema della disoccupazione con la lotta alla povertà. Infatti, anziché impegnarsi a trovare soluzioni che potessero consentire a questi nostri cittadini e cittadine di poter avere un lavoro vero, qualificato, ben retribuito, hanno preferito la scorciatoia dei soldi a pioggia, gli inglesi la chiamano helicopter money, senza controlli e senza via d'uscita, penalizzando ancora di più chi ha veramente bisogno. In questa legge sono previste maggiori agevolazioni alle assunzioni a tempo indeterminato, aumentando la soglia di contribuzione per i percettori di reddito di cittadinanza che vengono ricollocati nel mondo del lavoro. Perché questo deve essere l'obiettivo finale che giustifica l'aiuto che viene dato a chi non ha reddito. Sul punto siamo stati strumentalmente attaccati dal leader del Movimento 5 Stelle per avere messo i piedi nel piatto. Il Presidente Conte sa che non ci sono ingegneri tra i percettori di reddito, sa che non ci sono professionisti, sa che non ci sono lavoratori qualificati e sa bene che nel nostro Paese vige un paradosso inspiegabile. A fronte di una elevata percentuale di disoccupati vi è una elevata vacanza di domanda in quasi tutti i lavori che richiedono una qualifica. Non parlo necessariamente di posti di lavoro per informatici, per medici, per ingegneri o comunque di alta specializzazione. Parlo dei camerieri, dei saldatori, dei tornitori, dei carpentieri, potrei continuare all'infinito.
Parlo di figure cercate dal mondo del lavoro e spesso introvabili. E tutto ciò perché chi ci ha preceduto ha rinunciato a dare la speranza, o meglio e più a realizzare un percorso che potesse formare e qualificare tanti disoccupati anche attraverso l'ausilio delle imprese per poterli poi collocare rapidamente nel mercato del lavoro. Cari colleghi, è stato chiaro ciò che è avvenuto, concludo, nella scorsa campagna elettorale. Un partito destinato a risultati modesti, nelle ultime settimane ha ripreso in mano il vassillo della promessa elettorale, il reddito di cittadinanza come contropartita al voto. Del resto, nel nostro Paese la legislazione prevede e punisce il voto di scambio, ma non anche il voto di scambio di massa, perché questo è quello che è accaduto. Non è la mancanza del termine congruo che vi deve scandalizzare, è la mancanza di futuro che avete offerto a queste cittadine e a questi cittadini, relegandoli a una prospettiva di sola assistenza, privando loro della necessaria spinta motivazionale per costruire il loro disegno di vita. Ed è chiaro che non parliamo dei tanti inoccupati e dei fragili, a cui dobbiamo dare il massimo del nostro sostegno, anche di più di quanto non abbiano adesso. Così è impegnato il governo Meloni, deve chiudere. Così è impegnata questa maggioranza, così siamo impegnati noi e votiamo convintamente la fiducia. Grazie, onorevole Romano. Ha chiesto di intervenire il deputato Grimaldi e ne ha facoltà per 10 minuti. Grazie. Presidente, ministro Giorgetti, tutto torna. 12 sanatorie in una sola manovra. Si potrebbe riassumere con un titolo di un libro: meglio un giorno da lotito che 100 da poveri. L'approvazione della norma salva calcio comporta il mancato introito immediato di poco meno di 1 miliardo di euro. Mentre c'è poco da ridere, il taglio al reddito di cittadinanza con ulteriore riduzione a 7 mesi per i percettori occupabili vi ha dato la copertura a questa manovra di 950 milioni di euro. Ministro, sono onesto, avevamo basse aspettative, ma cribbio, questa manovra è una doppietta contro la povertà, uno sparo alle spalle dell'ambiente, un safari umano. I tempi sono duri, la crisi sociale, climatica ed energetica morde, eppure per voi chi lavora va punito. Chi non lavora, come abbiamo appena sentito, deriso. Chi evade, premiato. Si riduce la pressione fiscale per lavoratori autonomi con alti fatturati. Si concedono condoni e si tenta di ostacolare la tracciabilità dei pagamenti elettronici. In un paese piegato dall'evasione fiscale avete avuto il coraggio di trattare i pensionati come dei privilegiati, tagliando tutte le risorse già stanziate per aumentare le pensioni, dopo 10 anni in cui non venivano indicizzate. Reintroducete i voucher in un paese in cui il numero dei contratti precari è fuori controllo. Siamo davanti a quella che abbiamo ridefinito mancia economy. Invece che garantire un salario minimo legale sopra i 10 euro, fate pagare gli stipendi con le monetine. Altro che mano tesa verso i camerieri, baristi, facchini e autisti. Per contro, devo essere onesto, avete lavorato alacremente sulla conservazione dei privilegi. Il ritardo immotivato nella presentazione dei 5 maxiemendamenti non era altro che l'estremo tentativo di apparecchiare un ennesimo condono fiscale per gli evasori. Vi è andata male. Le opposizioni sono rimaste unite.
Abbiamo respinto il blitz sulla depenalizzazione dei reati finanziari, un gravissimo tentativo di soddisfare i desideri oscuri di una piccolissima e ricca parte del Paese. Siamo pronti, Presidente Meloni, siamo pronti, Ministro Giorgetti, siamo pronti a fermarvi ancora e a far finire questa notte il prima possibile. State cercando di dare segnali precisi al vostro elettorato, lo comprendo, ma tutto ha un limite. Che senso ha in una legge di bilancio estendere la caccia con abbattimento selettivo per tutta la fauna, in città e in tutte le aree parco, e a qualunque ora del giorno e della notte, in qualsiasi periodo dell'anno? Ma vi pare normale che in una finanziaria si occupi di intercettazioni fatte dagli 007? Nemmeno la P2 scriveva cose così eversive. Abbiate il pudore di stare zitti. Onorevole Grimaldi, onorevole Grimaldi. Onorevole Grimaldi, si rivolga alla presidenza, sì, e sì, non ai colleghi. Grazie, e mi raccomando. E allora fermi queste voci che non chiamo belluine, perché questa manovra è iniqua e regressiva, non incentiva l'economia verde e non pianifica un futuro responsabile. È un inno all'evasione e all'era fossile, colpisce i più deboli senza vergogna. Alcuni temevano che avrebbe fatto esplodere i conti. Si sbagliavano, questo è certo. L'austerità è il segno che la distingue. Il ministro Giorgetti fin dal primo momento non ha fatto che parlare di prudenza e soprattutto deferenza verso chi si arricchisce ai danni della collettività. Oltre 50 miliardi di euro nei primi 6 mesi, utili in continua crescita. Prendiamo Eni. Tra luglio e settembre ha visto i suoi profitti aumentare a 3,7 miliardi, per un totale di 10,8 miliardi di euro dall'inizio dell'anno. Tutto ciò è inaccettabile. 7 aziende oggi sono nel mirino dell'antitrust. Hanno tentato di aumentare le tariffe a 7 milioni di cittadini, violando la norma del decreto aiuti bis. Hanno messo le mani nelle tasche degli italiani nel momento più duro, hanno fatto volare l'inflazione alle stelle mentre le famiglie tagliavano persino i consumi alimentari e le imprese erano in ginocchio per i costi energetici. Le società energetiche hanno accumulato profitti stellari, un esproprio sociale ai danni del Paese. Gli extra profitti sono soldi degli italiani ed è a loro che vanno restituiti immediatamente. Invece voi siete riusciti a fare peggio del governo Draghi, perché ora da loro prenderemo solo un quarto rispetto a quanto preventivato dal governo precedente. Ma non finisce qui. Chi dichiarerà nel 2023 redditi da capitali godrà di un regime fiscale vantaggioso con un'aliquota sostitutiva del 14 al posto del 26. Noi abbiamo portato avanti tutte le nostre battaglie senza infingimenti, abbiamo visto bocciare uno a uno emendamenti che andavano nel segno della giustizia sociale e ambientale. Presidente Meloni, le rivolgo un appello, non faccia gli stessi sogni di Plinio il Vecchio, Mussolini e Berlusconi, fermi l'assurdo progetto del ponte sullo stretto di Messina, non ce n'è nessun bisogno. Lo sostituisca con vere proposte di rilancio degli spostamenti dei cittadini siciliani e calabrese. Ma davvero credete che in Sicilia e Calabria, dove i mezzi di trasporto pubblici hanno, se va bene, 20 anni, sia quella l'opera di cui c'è bisogno? La Commissione Bilancio ha approvato i nostri emendamenti per completare la carta geologica del Paese. Possiamo aprire un confronto su come proteggere questa Italia fragile dai cambiamenti climatici? Ecco. Abbiamo proposto di ridurre l'orario di lavoro a parità di salario, in un paese in cui c'è chi lavora 14 ore al giorno e milioni di persone che vengono costrette ad accettare part-time. Abbiamo proposto il salario minimo legale, con l'indicizzazione dei salari in un paese in cui ci sono 2,9 milioni di working poor. Ma Durigon preferisce dire ai laureati di non essere schizzinosi e andare a fare i camerieri senza vergogna, ma ci vada Romano a guadagnare meno di 4 euro a 300 chilometri di distanza, vada lui, vada lui.
e poi ne parliamo. Abbiamo chiesto di rifinanziare il Servizio Sanitario Nazionale, ma sembra che il Covid vi abbia portato via anche la memoria. Vi è sfuggito il fatto che oggi per una gastroscopia ci sono liste d'attesa di più di un anno. Abbiamo ribadito che azzerare i fondi per la morosità incolpevole sarebbe stato scellerato, visto che in Italia ci sono 900.000 famiglie in affitto in condizioni di povertà assoluta e 150.000 famiglie sotto sfratto, in un mercato privato della casa per molti letteralmente insostenibile. Siccità, alluvioni, bombe d'acqua tropicale. L'estate del 2022 è stata la più calda della storia d'Italia. Non solo, nulla viene previsto nel disegno di legge, ma nell'aiuti quater si è introdotto pure uno sblocca trivelle che produrrà tanti danni ambientali e un vantaggio energetico risibile e di cortissimo respiro. Ho finito, Presidente. Ministro Giorgetti, prima di concludere, le dico esplicitamente che un grazie, me lo aspettavo. Non so se gliel'hanno detto, ma grazie alle opposizioni il nostro emendamento soppressivo sul POS è stato accantonato. Se l'aveste respinto, come stavate per fare, ci avreste mandato a sbattere. Grazie a noi continuerà a esistere l'obbligo di accettare il pagamento col POS sotto i 60 euro. Ma vi dico una cosa, non ho paura di dire che in questa manovra c'è una cosa per cui sono davvero contento, anche se è una mediazione, perché è un segnale di speranza. Come sapete, noi vorremmo che il congedo di maternità di 5 mesi si trasformi in un congedo di genitorialità per mamma e papà. Il MISE ha finalmente ammesso l'esistenza di un gender gap salariale di 600 euro mensili, 1.500 euro le donne, 2.100 gli uomini. Da gennaio, grazie a un emendamento che ho avuto l'onore di votare da primo firmatario con tutti i colleghi di maggioranza e opposizione, con la copertura economica del governo, e così al sesto mese potrà assentarsi dal lavoro anche l'uomo. Ecco, i compromessi sanno sempre di sale e di ferro, ma ve lo ripeto, senza i 5 mesi paritari non sottrarremmo mai alla ricattabilità di questo paese le donne. Questa è la rivoluzione, togliere alle donne quelle domande che gli vengono troppo spesso rivolte. Volete avere figli? Avete un compagno? Avete una famiglia? Volete parlare di maternità? Di natalità? Dobbiamo continuare a lavorare su questo. Ecco, pensavate di averci sconfitto per sempre. Invece siamo qui, più uniti di ieri. Siamo pronti a fermarvi ancora, a dare al 99% di questo paese tutto ciò che voi riservate a quell'1% più ricco che, ridendo, si gode questa manovra. In questa notte buia siamo pronti a pensare più in grande, a sognare più forte, ad occhi aperti. Grazie. Grazie, onorevole Grimaldi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Marattin, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Ogni azione umana è fatta di metodo e di merito, quindi io, prima di spiegarvi velocemente perché nel merito il gruppo di Azione Italia Viva voterà contro la fiducia a questa legge di bilancio, un paio di considerazioni di metodo, anche il metodo è importante. Potete dire finché volete che ad ogni legge di bilancio abbiamo assistito a corse contro il tempo, errori, rinvii in commissione, scadenze che saltano, gestioni approssimative. La rimozione psicologica è un fenomeno umano, vi capiamo, ma non aiuta mai in politica e non aiuta mai quando si tratta di governare un paese. Dentro di voi, ognuno di voi sa benissimo che tanti, tutti, in questo edificio e nelle istituzioni di questa Repubblica sanno che un livello di approssimazione, un livello di superficialità e un livello di incapacità che si è visto in questa legge di bilancio non si è mai visto nella storia di questa Repubblica. Ancora 20 minuti fa avete presentato 2 emendamenti per cambiare ancora una volta questa legge di bilancio. Una era sulla questione su cui ieri giuravate che era tutto chiaro e vi arrabbiavate se l'opposizione vi diceva guardate che forse non è chiaro. E l'altro emendamento è su un provvedimento di spesa arrivato a 15 minuti dal voto di fiducia.
Non era mai capitato che la Ragioneria Generale dello Stato, che non è un nemico da combattere, ma è quell'istituzione che deve assicurarsi che ogni intervento di spesa sia coperta, non fosse presente nei lavori della Commissione Bilancio. E due ore fa un influente deputato di maggioranza, presidente di una commissione, ha detto: ma come mai non c'era la Ragioneria Generale dello Stato? Onorevole Mollicone, ma in capo a chi spettava l'onere di far venire la Ragioneria in commissione per assicurarsi che tutto funzionasse correttamente? Noi, come sapete, abbiamo abbandonato a un certo punto i lavori della commissione, abbiamo rinunciato a quei 14 milioni che erano destinati al nostro gruppo per i nostri interventi. La seconda considerazione di merito che facciamo, questa è un po' più sgradevole, è che tutti noi sappiamo quanto sia comune dopo decine e decine di ore di lavoro stressante avere nervosismi, avere incomprensioni, ma neanche su questo, vedete, vi è parità fra maggioranza e opposizione. L'opposizione esprime il suo malcontento, la sua passione, a volte la sua frustrazione, a volte la sua rabbia o l'avversione verso quanto accade, a maggior ragione se la conduzione dei lavori, come è accaduto, è deficitaria, ritardataria, inefficiente, approssimativa. Nella scorsa legislatura l'allora opposizione, anche nella figura di persone che hanno ora importanti responsabilità in questo Parlamento, durante la discussione di un provvedimento nella commissione di cui ero presidente, sono saltati sul banco della presidenza buttando via i fogli e dicendo: qui finisce male. Altri hanno lanciato microfoni e anche persone che hanno caratteri passionali, come il mio, capirono che quando si è maggioranza e quando si è governo si deve avere anche la forza e la dignità di affrontare situazioni come queste senza provocare. Stavolta c'è un'altra prima volta. Abbiamo assistito a numerose scene in questi giorni in commissione in cui, non di fronte a provocazioni da parte dell'opposizione, che possono anche essere legittime, ma di fronte a esposizioni di posizioni politiche, di fronte a richieste di chiarimento quale quella di ieri sera in cui dicevate tutto a posto e oggi è saltato fuori che non era a posto, fior di sottosegretari, ministri, capigruppo, questori anziani hanno risposto insultando, dileggiando, a volte persino cercando la rissa. Noi vi abbiamo sempre difesi ed eravamo in pochi quando vi veniva rinfacciata la cultura politica da cui molti di voi provengono. Lo abbiamo sempre considerato un esperiente storicamente datato di chi non sa come confrontarsi sul merito. Lo continuiamo a pensare, ma per favore, e nell'interesse delle istituzioni di questa Repubblica, non fatecene mai pentire. Veniamo ora al merito. Circa un mese fa, noi di Azione Italia Viva siamo andati a Palazzo Chigi dalla Presidente Meloni, c'erano rappresentati i più importanti esponenti di questo governo, a dire: guardate, siccome quest'anno ci sarà pochissimo tempo in Commissione, in Parlamento per discutere, veniamo a dirvi noi quali sono i temi su cui secondo noi bisognerà avere risposte. Lo abbiamo fatto sapendo bene di attrarre le critiche, come puntualmente è stato, di chi, e sono tanti in questo paese, vede il dibattito pubblico come niente più di un confronto fra curve ultra, una brutta versione di un derby calcistico. Lo abbiamo fatto perché amiamo il nostro paese più di quanto amiamo i nostri partiti politici, più di quanto amiamo la nostra immagine pubblica. Vi abbiamo parlato di sanità, che uscita dal Covid non può avere solo le risorse che neanche servono a coprire l'inflazione di questi mesi. Vi abbiamo parlato dell'unico strumento di politica industriale che in 25 anni ha funzionato, Industria 4.0, chiedendovi e proponendovi di prorogarlo e di rafforzarlo. Vi abbiamo parlato di come sostituire il reddito di cittadinanza con uno strumento più equo e più efficiente. Serve a poco prendere gli applausi sul reddito di cittadinanza se non siete stati in grado in questa manovra di sostituirlo da subito con uno strumento più a favore della crescita. Serve a poco continuare il derby fra curve ultra. Vi abbiamo chiesto di continuare a sostenere famiglie e imprese sull'energia dimezzando il costo in bolletta senza fargli passare dal credito d'imposta. Vi abbiamo parlato di come aiutare i comuni a mettere a terra la più grande mole di investimenti pubblici che questo paese abbia mai visto in decenni. Vi abbiamo parlato di borse di studio per studenti meritevoli, vi abbiamo parlato di continuare la rivoluzione delle politiche familiari iniziata con il Family Act. E vi abbiamo portato le coperture. Non avete colto nessun suggerimento. Ci siamo trovati con una manovra zeppa di misure, la cui più strutturale era la riduzione della tassazione per i pensionati che hanno lavorato nel Principato di Monaco, e a proporlo è stato colui che pochi minuti fa ha tuonato contro le politiche di welfare. Ci siamo ritrovati con una manovra che toglie 230 milioni nel 2023 dalla Carta Giovani
e al contempo fa un regalo di 500 milioni di euro alla società di calcio di Serie A, consentendo loro di pagare le tasse entro 5 anni e con un interesse del 3%, una opportunità che non avete concesso a nessuno degli imprenditori, degli artigiani e dei commercianti che a chiacchiere dicevate di difendere quando avete chiesto i loro voti a settembre. Un'opportunità che non avete concesso alle aziende del settore biomedicale, che avete ringraziato e che abbiamo ringraziato durante la pandemia, uno dei settori più innovativi di questo Paese, che si trovano a metà gennaio a dover pagare 2 miliardi e 100 per un meccanismo inefficiente e sbagliato come quello del payback sanitario. Vedete, e concludo, noi da tempo denunciamo che in questo Paese non si è ammalato uno o un altro partito politico, si è ammalata la politica italiana. Invece che essere l'arte di conquistare il consenso su una visione di comunità per risolvere i problemi di quella comunità e migliorare la vita di chi vive quella comunità, è diventata una lotta senza quartiere, spesso senza dignità, per conquistare il consenso, per poi arrivare al governo e non avere la minima idea di cosa farci di quel consenso. Così nel nostro Paese, lo ha dimostrato anche quello che l'onorevole Giachetti ha denunciato in quest'Aula ieri, così il nostro Paese è diventata la politica una via di mezzo fra una pubblicità ingannevole è uno scadente reality show in cui lo stesso merito che si proclama, finora solo a parole, per la società, non viene applicato alla selezione dei protagonisti di questo reality, cioè del personale politico. Erano più di 10 anni che eravate abituati solo a fare opposizione e lo avete dimostrato tragicamente in questa prima prova, ma a noi interessa poco attaccarvi su questo. Ci interessa più lanciare un grido d'allarme anche ai cittadini che ci stanno guardando sul fatto che da un po' di tempo a questa parte la politica ti prepara a fare opposizione, non a governare il Paese, e lo stiamo vedendo in questi mesi e lo abbiamo visto in questi anni. Ma i problemi di una comunità non si risolvono con gli slogan dell'opposizione, non si risolvono avanzando, alzando bandiere o facendo proclami, si risolvono con lo studio, l'approfondimento, l'elaborazione e la splendida fatica di governare e cambiare lo stato presente delle cose. Altrimenti, quando si arriva al governo, non si trova niente di meglio da fare che fare qualche favore a qualcuno. Questa non è la politica, questo non è il destino che merita il nostro Paese, non è l'Italia che hanno fatto i nostri nonni e che hanno fatto crescere i nostri padri. Azione Italia Viva promettono agli italiani che un giorno in questo Paese tornerà la dignità della politica, la stessa che in questa vostra prima prova non avete dimostrato di saper mantenere. Grazie onorevole Marattin. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Cattaneo, ne ha facoltà. Grazie Presidente. La legge di bilancio è sempre una prova impegnativa per un governo e quest'anno lo è stato in maniera particolare, ancora di più. Date due contingenze, il fatto che si è votato in autunno e quindi i tempi sono stati compressi e accelerati, e poi perché arriviamo a una legge di bilancio in un momento complesso, con una crisi internazionale difficile, col caro energia che mordeva e che metteva in ginocchio e mette ancora oggi in ginocchio famiglie e imprese. Oggi però ci sentiamo di dire che questa prova il centrodestra l'ha superata e questa notte daremo all'Italia una legge finanziaria che guarda alla crescita e alla protezione delle categorie fragili. Questa era una prova da superare, non solo e non soltanto per ciò di cui abbiamo dibattuto in tante notti complicate in Commissione Bilancio, ma era anche una prova di credibilità politica e ci siamo fatti trovare pronti, abbiamo dimostrato solidità, credibilità e coerenza. Solidità. Dicevano che eravamo litigiosi e divisi, nulla di tutto ciò. Qualcuno non comprende che siamo una coalizione, non siamo un partito unico, ma proprio nell'essere coalizione troviamo la nostra forza e Forza Italia porterà sempre con orgoglio avanti i propri valori e i propri principi.
E a chi ci crede? A cosa serve Forza Italia? E quali sono i principi in cui crede? Noi abbiamo un'idea molto chiara di chi siamo. Noi siamo l'Italia che lavora e che produce. Siamo l'Italia di buon senso e di buona volontà. L'Italia seria, concreta, per bene, quella della famiglia e della impresa. In Italia siamo gli unici testimoni e gli unici continuatori della tradizione liberale e della tradizione cristiana, della tradizione garantista, della tradizione europeista e atlantista, come ebbe a dire e a fare Silvio Berlusconi con un'intuizione del 1994, in cui non solo fondò Forza Italia, ma ebbe l'intuizione di fondare quel centrodestra che oggi ancora è maggioranza nel Paese a quasi 30 anni da quella intuizione. Abbiamo dimostrato, dicevo, di essere credibili. Perché siamo credibili? Ci avevano raccontato agli italiani che ci stanno ascoltando che eravamo quelli che scassavano i conti pubblici, quelli che avrebbero fatto politiche dissennate, niente di tutto ciò. Addirittura adesso ci attaccano per l'esatto contrario, cioè noi saremmo quelli che hanno messo in campo troppa austerity, troppa serietà. Ma anche qua gli italiani lo sapevano perché ci conoscono, e dove governiamo, e lo facciamo nelle più importanti regioni italiane, nei più importanti comuni del paese, noi governiamo con la testa sulle spalle, con serietà, e i conti sono in ordine. In Europa dovevamo essere quelli poco credibili, la Cenerentola, quelli che entravano dalla porta secondaria, e invece, a dispetto dei gufi e degli oppositori disfattisti, proprio in queste ore l'Italia raccoglie un grande risultato, la vittoria sul prezzo del gas. È una vittoria memorabile, una vittoria da scrivere all'Italia come nazione che ora va in Europa a testa alta, dove Forza Italia ha dato un contributo decisivo per l'autorevolezza con cui siede nel PPE, grazie al presidente Berlusconi, Antonio Tajani e al lavoro di Gilberto Pichetto. E con il prezzo al tetto del gas è crollato il prezzo del gas, e questo vuol dire che nei prossimi mesi possiamo guardare con maggiore speranza, i prossimi mesi, con maggiore serenità. Vuol dire che quei 21 miliardi di euro obbligati che abbiamo messo lì, su 35 in totale, per dare una risposta all'energia, in parte potranno essere destinati ad altro, quindi un lavoro profondo di credibilità. E poi però permettetemi, proprio nel momento in cui noi portavamo a casa questo risultato in Europa, proprio da quella parte politica che ci aveva accusato di essere poco credibili, di essere quelli che portavano la faccia dell'Italia non abbastanza con sani valori e principi, è il caso di dire proprio quelli in Europa sono stati presi con le mani nel sacco, anzi nei sacchi di contante, presi da stati stranieri. Quindi basta la retorica che c'è qualcuno dalla parte del bene e c'è qualcuno dalla parte del male. Scendete dal piedistallo, il primato della presunzione di moralità, abbandonatelo per sempre. Ci sono persone per bene da ogni parte, e in Europa ce n'è tante di centrodestra e i risultati arrivano. E poi siamo coerenti, quindi i nostri valori. E sì, perché veniamo attaccate perché abbassiamo le tasse con la flat tax, veniamo attaccate perché facciamo la pace fiscale, senza dare, come dire, per scontato che fare la pace fiscale significhi che diamo una mano agli evasori. No, noi non crediamo che i 50 milioni di italiani che ricevono una cartella esattoriale siano tutti evasori. Noi crediamo che ci sia un rapporto di ricostruire tra fisco e cittadino. Facciamo cose di centrodestra, togliamo la burocrazia, difendiamo i nostri confini in maniera diversa da prima, sblocchiamo le opere pubbliche, basti pensare allo sblocco immediato, grazie a un'iniziativa di Forza Italia, dell'estrazione del gas nazionale. Ebbene sì, facciamo una cosa che forse gli italiani non erano più abituati a vedere. Manteniamo le promesse con cui ci siamo presentati davanti agli italiani. Per noi la politica ha un'etica: se tu prometti una cosa, quella cosa ti impegni a farla e a portarla a casa. E in merito proprio a questo, ci prendevano in giro quando parlavamo di aumentare le pensioni minime. E intanto, grazie a Forza Italia e in particolare a Silvio Berlusconi, oggi le pensioni minime con questo voto vengono aumentate a tutti gli over 75, perché non si può dire che in Italia si sopravvive con 540 euro.
E allora diamo dignità arrivando almeno a 600 euro e proseguiremo. E senza Forza Italia questa manovra, lo sanno tutti, non sarebbe mai arrivata. E a chi ci diceva potete fare di più, io vorrei chiedervi, ma perché non l'avete fatto voi? Visto che avete governato per 20 anni, avete governato per 20 anni, ma non vi è mai venuto in mente. E ci voleva Forza Italia al governo per ritrovare le pensioni minime laddove Silvio Berlusconi all'inizio anni 2000 le aveva lasciate, a quel vecchio milione di lire pari a 540 euro. E le portiamo a 600 euro? Dite che sono poco, fate i conti, vuol dire che diamo più di una mensilità all'anno, come aver dato la 14ª ai nostri pensionati in difficoltà. Siamo orgogliosi di questa iniziativa. E accanto a questa iniziativa pensiamo però anche ai giovani, con un'iniziativa di decontribuzione totale per i giovani. Zero tasse a chi vuole assumere un giovane, perché per noi questa è la visione del Paese. La visione in cui un giovane non ha bisogno di un sussidio per stare a casa a fare niente, ha bisogno di un'opportunità, di una chance. È la nostra visione del Paese. Togliamo le tasse all'imprenditore, che sarà per lui meno gravoso stabilizzare un giovane, e diamo con il cuneo fiscale per gli under 35 totale più soldi che arrivano in tasca direttamente a lui. Noi la norma l'avremmo scritta ancora più semplice, ma va bene il risultato e siamo contenti di contrapporre una visione di Paese. Sì, perché per noi lo sviluppo, abbiamo le idee chiare, nel nostro Paese lo fanno le imprese, gli artigiani, gli agricoltori, lo fanno i nostri giovani che coltivano un talento. Per questo abbiamo ascoltato anche le categorie con iniziative importanti sul caro materiali, sulla ZES, perché ci siamo anche e soprattutto noi di Forza Italia occupati di Sud, di Meridione, con iniziative specifiche, non per un Sud assistenzialista, ma per un Sud che vuole rialzarsi con le sue mani. Sappiamo che abbiamo ancora tanto da fare. Avremmo voluto fare di più per i crediti bloccati sull'edilizia e diciamo che ce ne occuperemo. Vanno sbloccati i crediti perché stanno mettendo in difficoltà tante cittadine e tante imprese. Avremmo voluto fare di più per le forze dell'ordine. I nostri ragazzi impegnati sulle strade ogni giorno meritano più impegno e ce lo metteremo. E permettetemi di augurare anche un buon Natale ai nostri militari in tutto il mondo, come sta facendo il nostro governo in queste ore. Avremmo voluto fare di più e faremo di più per la salute, per l'agricoltura. Lavoreremo a rivedere il reddito di cittadinanza e sbloccheremo le infrastrutture. Nel metodo è vero, nel metodo, prima è stato richiamato, potevamo fare di più, sicuramente nel confronto che c'è stato in Commissione, ma io dico che intanto abbiamo fatto certamente meglio di chi ci ha preceduto, perché se avete onestà intellettuale, sapete che le risorse che abbiamo distribuito in Commissione